campo di casa, seguiamo ancora sul limite dell'area di rigore il traversone, poi l'incornata di Mantellini con la risposta di Origo. Arriverà adesso la battuta di Cavaliere con il colpo di testa da parte di Gandini, pallone non lontano dal bersaglio grosso. Ecco Cavaliere, attenzione al pallone toccato in angolo da Origo, pallone contratto. E allora Gandini supera la linea mediana, cerca e trova Mantellini sulla linea dell'offside. La botta di Mantellini, balisticamente perfetta, precisa. Origo in angolo, controllo e poi la botta con il destro indirizzata sul palo alla sinistra di Origo. Il corner già battuto, Sinisi che ci prova ancora, Origo a dire di no al Mugio. Manuel Persone mette in moto fratello Jacopo, area di rigore, Jacopo con il sinistro alto sopra la traversa. È del vantaggio la protesta del Mugio, Palvarini bloccata la sua corsa e allora servizio verso Cavaliere, su di lui botta, palla dentro, Origo la deviazione dell'estremo difensore, poi la botta in gol! La botta in gol di Mantellini! Pallone vagante, pallone dell'attaccante, come spesso succede in questi casi, il destro sul primo palo, il gol del Mugio. Attenzione perché il pallone è buono, Cavaliere, adesso Raffaglio, Jacopo Persone, ancora Raffaglio bloccato da Cittero se non andiamo errati. Occhio però perché il Mugio può attaccare ancora, Mantellini dentro l'area di rigore, cerca il numero con il sinistro, arriva anche la parata bassa di Origo. Manuel Persone, attenzione a Jacopo Persone con la conclusione sull'esterno della rete, il destro di Jacopo Persone. E per Rignanese può bastare così, dopo un minuto di recupero tutti negli spogliatoi per l'intervallo. Qui a Verano sta decidendo il guizzo di Mantellini e quindi il parziale Mugio 1, Viberonchese 0. Jacopo Persone non riesce a intercettare il pallone, Citterio ha la palla buona per il cross, il colpo di testa in torsione da parte di Intrieri, il segno di intesa con il compagno, il pallone comunque sul fondo. Tremolada, servizio verso Cavaliere, ancora uno stop in corsa preciso tra Persone, Manuel Persone che fallisce il tappino a un metro da Origo. Due passi dentro la propria area di rigore, la barriera della Vive. Jacopo Persone, Origo che tocca, traversa e poi il gol. E poi il gol di Manuel Persone, 2-0 Mugio. Cercato il guizzo, botta, Origo ancora botta, non facile questo pallone, lo perde, botta. Mantellini è in mezzo all'area di rigore che cerca e trova il colpo di testa sul traversone da sinistra, para centralmente Origo. C'è il contrasto di Sala, tra Sala e il giocatore del Mugio, attenzione Merlini in area di rigore con il diagonale bloccato a terra da Bardaro. Ecco Merlo, il suo traversone e poi Bardaro su Merlini, generato dalla diagonale al volo di Merlini, respinto da Bardaro. Attenzione a Mantellini con il sinistro, la risposta in due tempi di Origo, un'alzazione importante, seguiamola per la Vibe. Il lancio filtrante per Intrieri, il cui sinistro si spegne sopra la traversa di Bardaro. Con le reti di Mantellini e Manuel Persone, il Mugio torna al secondo posto battendo la Vibe Ronchese. In finale qui da Verano Brianza è Mugio 2, Vibe Ronchese 0. Sì, è stata una partita difficile, senza dubbio.
ci hanno messo in difficoltà a livello tecnico, sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo tentato di tenere duro, ci abbiamo messa tutta e niente, alla fine è andata così. Sono stati più bravi, noi possiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare per la prossima partita, tutto qua. Anche degli interventi importanti da parte tua? Sì, dai, oggi da parte mia è stata una bella partita. Spero di dare continuità a queste prestazioni e niente. Io penso sempre comunque alla squadra. Mi spiace per la sconfitta, nonostante la mia bella prestazione, mi spiace per questa sconfitta. Che momento è per avere un po' di difficoltà? C'è anche la rosa molto giovane, no? Che non aiuta forse. Certo, no, da fuori ovviamente si vede questo momento di difficoltà, noi stiamo patendo delle sconfitte, pareggi, stiamo facendo un girone di ritorno piuttosto difficile, siamo giovani, ci manca un po' questa esperienza appunto, ma nonostante ciò ce la mettiamo tutta, in allenamento si vede, in settimana lavoriamo da matti, tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo e sono convinto che arriveranno dei risultati nelle prossime partite. Sì, vittoria molto importante, era da parecchio che cercavamo di tornare sui tre punti fatti bene col nostro gioco come volevamo, quindi siamo usciti molto contenti e speriamo di fare prossima partita altri tre punti e così fino alla fine del campionato. Sì, abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista tattico, grazie al mister nonostante fosse squalificato e movimenti sempre giusti, trovavamo spazi anche quando non c'erano, giravamo palle, poi trovavamo e alla fine siamo stati premiati col gol nel primo tempo. Sì, questo aspetto molto importante per noi perché cerchiamo ogni partita di non prendere gol, perché le partite si vincono se non prendi gol. Quindi siamo usciti contentissimi, reparto difensivo molto bene e facciamo solo i complimenti a noi stessi. Non era mancato niente in noi, ma era stato qualcosa in più negli altri, che iniziavano a capire meglio il nostro gioco e sapevano come venirci a prendere. Quindi noi facevamo il nostro gioco e non riuscivamo a concretizzare. Cambiando qualcosina riusciamo a tornare a essere la squadra forte che siamo sempre stati. Dal punto di vista personale, questa nuova avventura? Molto contento, sono arrivato adesso, gli ultimi 2 mesetti, 4 partite, sono molto contento, mi trovo benissimo con la squadra. Faccio il mio, essendo un giovane di questa società, qualunque cosa mi chiedano io mi metto a disposizione e niente, sono molto contento di dove mi trovo.